zitto devi stare, capito? Zitto! Ascolta, stai male. E poi guarda, sei là in televisione. È tutto registrato, cazzo. L'intolleranza è naturale. L'uomo ha paura, si difende. L'ignoranza è la chiave del processo del razzismo. Per reagire al razzismo bisogna studiare. Solo così si impara che non esistono le razze, che c'è una sola razza, la razza umana. Che bisogna amare tutti i popoli, bisogna salvarli dal comune dolore. Perché il sangue che scorre per le vene è lo stesso per tutti gli esseri umani. L'intolleranza fa parte di noi. Io penso che il carcere debba essere un carcere e che i detenuti debbano saper fare il loro mestiere. Io non sono la direttrice del Jolly Hotel. Io dirigo un luogo di condanna per efferrati delitti. Che venite a scassare la minciognola? Ogni è ben ora. Non se ne può più. Questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro? Ma io non lo dico. Tu sei un povero coglione, sfruttato. Io parlo per questo stato di merda che mi ha scassato la minchia! Martella, che va a fare? Ah! Lo stato mi ha scassato la minchia! Qua lo stato sono io. Isolamento! Subito! In questo luogo, il 6 agosto 1985, hanno applaudito alla morte del commissario Ninni Cassarà. Il 23 maggio 1992 hanno brindato all'omicidio di Giovanni Falcone. Tutti noi sappiamo che gli ordini di molti omicidi sono partiti proprio da qui. La perdita di Giuseppe Montalto è stato un brutto colpo per tutti noi. Ma soprattutto per voi, che ci lavoravate fianco a fianco. Montalto non sarà dimenticato. Non deve succedere mai più che colpiscano un agente, né un altro membro dell'amministrazione, né qui né altrove. Il regolamento va applicato senza eccezioni, senza deroghe. Per il 41 bis, le 2 ore di aria al giorno vanno garantite, ma vanno fatte da soli, sempre. Colloquio esclusivamente con il vetro, niente telefonate, lettere con la censura, un pacco solo al mese, solo con gli articoli consentiti. Tutte regole che già conoscete, ma che da oggi vanno seguite alla lettera. Vivo in una bolla di sapone. Sono stanco, sempre stanco. Non dormo da mesi, da anni, non amo più nessuno. È come se fossi cieco e sordo. La realtà mi raggiunge in ritardo, come da un pianeta distante. Arriva una telefonata, la prima di lavoro in 2 mesi. Mi chiedono di tenere d'occhio il solito ragazzo un po' irrequieto, uno come tanti. Davide vive praticamente per strada. Sembra grande, però in realtà è un bambino. Però posso darle del tu. Ci aiuterai.
Inutile che ti dai da fare. Tanto qui niente tornerà più.